Un saluto a tutti e benvenuti sul mio canale. In questo video vedremo i risultati delle partite della puntata numero 7, seconda fase del club della scommessa, sperando naturalmente che tutti i pronostici siano vincenti. In caso contrario, il gioco continuerà solo per coloro che avranno indovinato tutte le partite che hanno pronosticato, mentre chi non avrà indovinato almeno un pronostico sarà eliminato dal gioco. Ma adesso andiamo a vedere i risultati delle partite. Il primo partecipante è Andrea Campese, che aveva pronosticato Frosinone Roma 2, finita 2-3, vincente, e Bologna Juventus 2, finito 0-1, vincente. Poi abbiamo Fabio Crudele, che aveva pronosticato Levante Real Madrid 2, finito 1-2, vincente, e Sampdoria Cagliari 1, finito 1-0, vincente. Poi abbiamo Alessandro Crudo, che aveva pronosticato Manchester United X o Goal, finita 0-0, vincente, e Borussia Dortmund Leverkusen, gol più over, finita 3-2, vincente. Poi abbiamo Ruggero Marzocca, che aveva pronosticato Leicester City Crystal Palace 1, finito 1-4, perdente, e Perugia Cosenza 1, finito 0-1, perdente. Poi abbiamo Gianni Carbone, con Brescia Crotone, over 1,5 casa, vincente, e Siviglia Barcellona, over 2,5, finito 2-4, vincente. Andiamo avanti. Poi abbiamo Angelo Di Corato, con Getafe Rayo Vallecano 1, finita 2-1, vincente, e Arsenal Southampton 1, finita 2-0, vincente. Poi abbiamo Gianni Di Corato con Milan Empoli over 1,5 casa, finito 3-0, vincente, e Fiorentina Inter casa 1,5 no primo tempo, finito 1-2 al primo tempo, dunque la Fiorentina ha segnato, dunque perdente. Gianni Persia con Parma Napoli 2, finita 0-4, vincente, e Foggia Benevento gol, finito 1-1, vincente. Poi abbiamo Giuseppe Di Vicaro, Atletico Madrid Villarreal 1, finito 2-0, vincente, e Monaco Lyon over 2,5, finito 2-0, perdente. Poi abbiamo Cosimo Di Vicaro con Chievo Verona Genoa 1x, vincente, e Torino Atalanta gol over, finito 2-0, perdente. Infine abbiamo Cosimo Colucci, che ha entrambe le partite questa sera, giocheranno questa sera, che sono Girona Real Sociedad, che ha pronosticato x2 over 1,5, e Lipsia Hoffenheim 1x e over 2,5. Dunque Cosimo Colucci aspetterà questa sera i suoi pronostici. Vediamo chi ha passato il turno. Allora abbiamo Andrea Campese, passa il turno perché ha preso entrambe le partite, lo stesso Fabio Crudele, che ha preso entrambe, Alessandro Crudo anche passa il turno, Ruggero Marzocca no perché le ha perse tutte e due, Gianni Carbone passa il turno perché le ha prese, Angelo Di Corato passa il turno perché le ha prese, Gianni Di Corato no perché ne ha persa una, Gianni Persia passa il turno e le ha prese entrambe, Giuseppe Di Vicaro non passa il turno perché ne ha saltata una, Cosimo Di Vicaro non passa il turno perché ne è saltata una, e Cosimo Colucci aspetterà questa sera. Dunque solo quelli che elencherò adesso, che sono Andrea Campese, Fabio Crudele, Alessandro Crudo, Gianni Carbone, Angelo Di Corato, Gianni Persia ed eventualmente Cosimo Colucci, solo questi che ho elencato sotto questo video con un commento devono pronosticare tre partite a testa dei campionati principali. Considerando che ci sono gli infrasettimanali del campionato inglese e della Serie B italiana che non dovete mettere, potete pronosticare soltanto i campionati principali come Spagna, Francia, Germania e Italia Serie A, con quota non inferiore a 1,45, che giocheranno questo fine settimana, da venerdì 1 fino a lunedì 4 marzo. Avete tempo per pubblicare il vostro pronostico delle tre partite entro domani, martedì 26 alle ore 14. Se non commentate il vostro pronostico entro domani o pronosticate una partita già pubblicata da un altro prima di voi, sarete automaticamente eliminati e non parteciperete alla terza fase di questo gioco del club della scommessa numero 7. Vi ricordo che ogni mercoledì inizierà sempre un nuovo gioco, dove tutti potrete pronosticare una partita e partecipare gratuitamente al nuovo gioco del club della scommessa. Provate a partecipare al prossimo gioco ed invitate anche i vostri amici. Un saluto a tutti, ci vediamo al prossimo video. Ciao!